Buongiorno a tutti, sono Margatti, il responsabile della sezione tecnica Bike Italia e in questo video andremo a vedere come effettuare la revisione base di uno shock posteriore. Quando bisogna effettuare la revisione base, ovvero rimuoverlo dalla bicicletta, dal carro, smontarlo e pulirlo? La casa, in questo caso è un Fox, consiglia di farlo ogni 25 ore effettive di lavoro. Comunque è importante farlo prima di ogni stagione. Al termine dell'estate e della stagione agonistica, sicuramente dopo, magari in autunno o in inverno, dopo che si è fatte tante uscite con fango, tanta acqua, sporco, perché possono compromettere il funzionamento. L'operazione che andremo a vedere non è complicata, però è importante per mantenere alto il livello di funzionamento e allungare la durata quindi del componente. Per prima cosa estraiamo l'aria completamente dallo shock. Questo è molto importante per evitare di farsi molto male. Quindi premiamo questa valvola e facciamo sfogare tutta l'aria. Se l'aria rimanesse dentro, potremmo veramente farci male, perché una volta smontato il componente potrebbe esploderci in faccia. Per cui è importante, una volta che l'abbiamo estratto, serriamo nella morsa e andiamo a svitare il corpo, quindi questa cartuccia la andiamo a ruotare in senso anti-orario, in questo modo. Mettete uno straccio sotto sul banco per raccogliere eventuali schizzi di olio e lubrificante vecchio. Quindi andiamo a ruotare in questo modo, tiriamo indietro il corpo e lo estraiamo. Vedete, sta fuoriuscendo tutto l'olio vecchio, l'olio di lubrificazione, e quindi andiamo poi a pulire tutto il sistema. Andiamo a rimuovere tutto l'olio vecchio, andiamo a controllare le guarnizioni, queste sullo stelo, che non siano rovinate, che i distanziali, questi qui bianchi, non siano deformati, o che lo stelo non sia rovinato. Puliamo anche il corpo, andiamo a controllare le guarnizioni, andiamo a vedere se il labbro qui non è rovinato, se le guarnizioni all'interno sono ancora in buono stato e se il corpo non presenta problemi. Quindi andiamo a pulire. Una volta fatto questo, pulito con cura, possiamo già procedere al montaggio. Quindi posizioniamo, calziamo nuovamente la cartuccia, incliniamo leggermente l'ammortizzatore in questo modo, prendiamo il Fox Fluid, che è un liquido di lubrificazione apposito, e aspiriamo 5 cc. Inseriamo i 5 cc di lubrificazione, avviciniamo e avvitiamo per far prendere il filetto. In questo modo. Avvitiamo con forza, serriamo, quindi con forza per evitare che ci siano perdite sia di aria che di olio, rimuoviamo dalla morsa, prendiamo la nostra pompa per sospensioni, avvitiamo alla valvola dello shock e iniziamo a gonfiare, quindi mettendo aria in pressione.
Lo shock, controlliamo che non vi siano perdite di olio né di aria né dalle guarnizioni superiori né dal filetto. Poi, prima di, quindi il montaggio è corretto, e prima di montarlo sulla bicicletta andiamo ad allineare le due boccole in modo da poterlo montare agevolmente sul carro.